Museo Nazionale Romano è un museo grande, è costituito da 4 sedi. L'accessibilità per noi è una sfida grande, nel senso che il museo è un servizio al pubblico, dunque svolge una funzione sociale molto importante. Quando parlo di accessibilità parlo di fruizione totale, non solo di accessibilità nei confronti di pubblici con disabilità motorie, uditive o cognitive o di vario genere. Su questo lavoriamo molto, ma lavoriamo molto anche per aprire il museo, che appartiene a tutti e tutti devono avere questa consapevolezza, a pubblici che sono, diciamo, fino ad oggi sono stati meno presenti, e cioè famiglie con bambini, anche bambini molto piccoli. Abbiamo attività didattiche addirittura rivolte a bambini al di sotto dei 3 anni e lavoriamo soprattutto per aprire il museo a quella fascia di pubblico un po' più difficile, fra i 15 anni e i 25 anni. Per questo abbiamo realizzato e abbiamo programmato molte iniziative che si fondano sulla contaminazione fra l'archeologia, l'arte antica e l'arte contemporanea, perché i musei devono essere dei luoghi vivi, accoglienti, dei luoghi di conoscenza, di crescita e anche di benessere, e l'arte antica si conosce al meglio quando è, come dire, vissuta anche attraverso gli occhi dell'arte contemporanea.